Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale, benvenuti ai nuovi iscritti. Allora, oggi sono qui con un nuovo progetto, un progetto che non è mio, ma è un progetto, diciamo, è un lavoro che ho trovato, lo schema che ho trovato su Pinterest. È da un po' che volevo fare questo maglioncino e quindi oggi ho trovato il filato adatto e mi sono decisa a realizzare questa maglia. Io comunque non ho fatto le maniche lunghe, ma voi se volete potete fare tranquillamente le maniche lunghe. Infatti poi nel video vi faccio vedere come riprendere le maglie per fare la manica. Come dicevo, ho trovato anche lo schema ed è un multiplo di 8 catenelle. Per la mia maglia, che è una taglia, io porto una taglia 46, ho iniziato con 144 catenelle. Allora, la scollatura è abbastanza, diciamo, è una bella scollatura larga, fa caldo, quindi d'estate a me piace portare queste scollature abbastanza larghe, che vanno, diciamo, sulle spalle quasi. Nel modello che ho trovato io, qui c'è anche un bordo per la scollatura. Io non l'ho fatto, ma voi se volete potete farlo. Sono delle maglie alte in rilievo, quindi è come la maglia a coste con i ferri, quindi una maglia alta in costa davanti, una maglia alta in costa dietro o in rilievo. Va bene? È una lavorazione molto semplice perché dobbiamo fare delle maglie alte e catenelle. Questo, diciamo, a me piace molto ve lo faccio vedere qui. Perché qui è colorato, il mio è grigio, può darsi non si vede benissimo. Ecco, è veramente molto molto carino. Allora, io qui ho scritto delle taglie, però voi comunque dovete provare le catenelle se usate il mio stesso filato, cioè comunque dovete fare le catenelle e le chiudete a cerchio e provate se vi entra dalla testa, ma 128 catenelle io penso proprio di sì. Allora, per la taglia M, 128 catenelle, abbiamo 16 motivi e io ho fatto in questa maniera: 5 motivi davanti, 5 motivi dietro e 3 per ogni manica. Per la taglia L, è la taglia che ho fatto io, ho iniziato con 144 catenelle, quindi mi trovo 18 motivi e ho fatto 6 motivi davanti, 6 motivi dietro e 3 per ogni manica. La XL, ho fatto 6 motivi davanti, 6 motivi dietro e 4 per ogni manica. Se volete una taglia ancora più grande, aggiungete 16 catenelle, ok? Bene. Il filato che ho usato è il filato della Mistrico Filati Only Lino Natural Line. Questo che vedete è un gomitolo da 50 grammi ed è 110 metri circa. La composizione di questo filato è 80% viscosa lino riciclata e 20% lino. È veramente molto morbido. Questo filato è veramente molto bello e piacevole al tatto, molto fresco sulla pelle. Ed è ideale per fare proprio delle creazioni estive. Per questa maglia, che è una taglia 46, io ho utilizzato 320 grammi di questo filato, ok? E l'ho lavorato con l'uncinetto del 3,5. Bene, io vi lascio al tutorial. Spero che, insomma, che vi piaccia, che lo volete realizzare. Se è così, fatemi compagnia. Un bacione a tutti, ciao. Memoria. Allora, per le mie catenelle, per la scollatura che ho deciso di ottenere, io voglio una scollatura abbastanza larga. D'estate mi piacciono le scollature larghissime. Voi, se volete, togliete qualche catenella. Io ne ho fatte 144, quindi togliete 8 oppure 16 catenelle, ok? Bene, fatte le mie 144 catenelle. Adesso le vado a chiudere a cerchio. Vado nella prima catenella e chiudo con una maglia bassissima. Adesso
Allora, io sto provando a lavorare con l'uncinetto del numero 3, ancora non ho provato il mio filo, quindi devo capire quale uncinetto va bene. Non ho fatto il campione questa volta. Allora, inizio con 3 catenelle. Le 3 catenelle sono la prima maglia alta. Adesso lavoro un giro tutto a maglia alta. Faccio una base di maglie alte e quindi lavoro 144 maglie alte. Vado in ogni catenella e lavoro una maglia alta. Eccomi, ho finito il giro, quindi finisco con una maglia alta, 2 catenelle e adesso qui lavoro l'ultima maglia alta. Ho iniziato con 2 maglie, quindi salto le 2 maglie, vado nella terza, faccio una maglia alta e adesso chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Ecco, il primo giro l'abbiamo concluso. Abbiamo fatto 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, abbiamo saltato 2 maglie, nella terza abbiamo lavorato la maglia alta, poi ancora 2 maglie alte, abbiamo saltato 2 maglie e poi abbiamo lavorato le 3 maglie alte. Adesso andiamo nel secondo giro, quindi facciamo 3 catenelle corrispondono alla prima maglia alta. Nella maglia seguente lavoro 2 maglie alte, 1 2. Adesso facciamo 2 catenelle. Qui nella maglia alta lavoro una maglia alta, 2 catenelle. Qui abbiamo 3 maglie alte. Vado sulla prima maglia e lavoro 2 maglie alte, quindi 1, rientro, 2, 2 maglie alte nella stessa maglia, una maglia alta centrale e 2 maglie alte sulla terza maglia. Ecco, e poi ancora 2 catenelle. Abbiamo la maglia centrale, lavoriamo una maglia alta sulla maglia alta, 2 catenelle. Adesso qui mi trovo le 3 maglie alte, vado sulla prima e lavoro 2 maglie alte. Lavoro 2 maglie alte nella stessa maglia, una maglia alta centrale e 2 maglie alte sulla terza maglia, 2 catenelle, maglia alta sulla maglia alta. Questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Sto per terminare il mio giro, quindi ho fatto le mie 5 maglie alte, 2 catenelle, una maglia alta sulla maglia alta, 2 catenelle. Qui sull'ultima maglia devo lavorare ancora 2 maglie alte. Adesso chiudo nella terza catenella iniziale, quindi mi trovo proprio al centro delle 5 maglie alte. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle corrispondono alla prima maglia alta più 2 catenelle di separazione. Adesso stiamo lavorando il terzo giro. Qui dove mi trovo la maglia alta, nell'archetto delle 2 catenelle lavoro 2 maglie alte. 1, 2, una maglia alta nella maglia alta. E 2 catenelle, 2 maglie alte nelle 2 catenelle, 2 catenelle di separazione. Quindi qui mi trovo le 5 maglie alte, vado sulla terza maglia, quindi salto la prima, la seconda, sulla terza maglia lavoro una maglia alta, 2 catenelle. E adesso ripeto, qui nelle 2 catenelle di separazione lavoro 2 maglie alte,
una maglia alta nella maglia e due maglie alte nell'archetto delle due catenelle, e ancora 2 catenelle, maglia alta al centro delle 5 maglie alte, quindi salto la prima, la seconda e vado nella terza. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. Quindi 2 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle, una maglia alta sulla maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle, 2 catenelle di separazione, una maglia alta al centro delle 5 maglie, quindi vado sulla terza maglia, 2 catenelle e così via. Questo è il giro che dobbiamo fare. Bene, finisco il giro, ho fatto le mie 5 maglie alte, 2 catenelle, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima, così. Adesso lavoro le maglie come si presentano, quindi faccio 3 catenelle più 2 di separazione. 3 catenelle come sempre sono la prima maglia alta e 2 catenelle di separazione, e lavoro 5 maglie alte sulle 5 maglie. Tre, quattro, cinque, 2 catenelle di separazione, una maglia alta sulla maglia alta, 2 catenelle di separazione, e qui lavoro 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5. Due catenelle di separazione e faccio una maglia alta sulla maglia alta e vado avanti così per tutto il giro. Quindi lavoriamo le maglie come si presentano. Finito il mio giro, ho fatto le mie 5 maglie alte, 2 catenelle, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima e abbiamo finito il quarto giro. Adesso iniziamo il quinto giro. Adesso dobbiamo fare quello che abbiamo fatto qui. Quindi facciamo, iniziamo con 3 catenelle che sono la prima maglia alta, nell'archetto delle 2 catenelle lavoro 2 maglie alte. Adesso non faccio 2 catenelle, ma lavoro con 3 catenelle di separazione. 1, 2, 3. Vado qui nella nella terza maglia, quindi salto le 2 maglie, nella terza maglia lavoro una maglia alta. 1, 2, 3 catenelle. Nell'archetto delle 2 catenelle lavoro 2 maglie alte. 1, 2. Una maglia alta sulla maglia alta e 2 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle. 1, 2, 3 catenelle di separazione, salto 2 maglie, vado sulla terza maglia, la maglia centrale, e lavoro una maglia alta, 3 catenelle, e ripeto, quindi vado qui nell'archetto delle 2 catenelle e lavoro 2 maglie alte, una maglia alta sulla maglia e 2 maglie alte nell'archetto di delle 2 catenelle. 1, 2, 3 catenelle, una maglia alta al centro delle 5 maglie alte, quindi sulla terza maglia, e vado avanti così per tutto il giro. Ok, allora sono quasi alla fine del giro, devo completare il mio giro. Nelle catenelle devo lavorare 2 maglie alte e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Quindi abbiamo finito il quinto giro. Il sesto giro lavoriamo le maglie come si presentano, quindi lavoriamo 5 maglie alte sulle 5 maglie alte. Qui mi trovo al centro delle 5 maglie, quindi inizio il mio giro in questa maniera. Alla fine del giro finisco di lavorare le mie 2 maglie.
faccio 3 catenelle, una maglia alta nella maglia alta, 3 catenelle, 5 maglie alte sulle 5 maglie. E finisco il giro in questa maniera, cioè vado avanti per tutto il giro lavorando le maglie come si presentano, ok? Ok, bene, finisco il sesto giro, ho fatto le 3 catenelle e adesso lavoro le 2 maglie alte, 1 2, e adesso chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso qui dobbiamo fare quello che abbiamo fatto qua, quindi inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta più 3 di separazione, quindi in tutto 6 catenelle. Lavoro nell'archetto delle 3 catenelle, faccio 2 maglie alte. Scusate, ho preso male il filo. 2 maglie alte, 1 2, una maglia alta nella maglia alta e 2 maglie alte nell'archetto seguente, 1 2, 3 catenelle, una maglia alta al centro delle 5 maglie alte, 3 catenelle di separazione. Vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte, 1 2, una maglia alta nella maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto seguente, 3 catenelle e una maglia alta al centro delle 5 maglie, così per tutto il giro. Quindi siamo al settimo giro. L'ottavo giro lavoriamo le maglie come si presentano, ok? Quindi ci ritroviamo alla fine dell'ottavo giro. Rieccomi. Allora, ho finito il settimo e l'ottavo giro, ok? Ora inizio con 3 catenelle, facciamo il nono giro, 1 2 3. Nell'archetto lavoro 3 maglie alte, quindi non lavoro più 2 maglie alte, ma adesso lavoro 3 maglie alte, 2 3, 3 catenelle, una maglia alta al centro delle 5 maglie, 3 catenelle di separazione. Nell'archetto delle 3 catenelle lavoro 3 maglie alte, 1 2 3, una maglia alta nella maglia alta e 3 maglie alte nell'archetto. Tre catenelle di separazione, una maglia alta al centro delle 5 maglie alte, 3 catenelle, tre maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle, maglia alta nella maglia alta e 3 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle, 1 2 3, 3 catenelle, una maglia alta al centro delle 5 maglie, 3 catenelle, e così via per tutto il giro. Quindi adesso abbiamo 7 maglie alte. Nel prossimo giro lavoriamo le maglie come si presentano. Quindi io qui ho iniziato con una maglia alta e 3 maglie alte nell'archetto. Alla fine del giro qui devo lavorare 3 maglie alte e mi aggancio alla terza catenella con una maglia bassissima, ok? Quindi faccio una maglia alta al centro delle 5 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte e poi chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Quindi vado avanti e lavoro il nono giro e il decimo giro. Ci ritroviamo all'undicesimo giro.
Eccomi, allora ho lavorato il nono giro e il decimo giro. Il decimo giro ho lavorato le maglie come si presentano, come si presentavano, quindi 7 maglie alte sulle 7 maglie alte, 3 catenelle, una maglia alta sulla maglia alta. Ok, adesso facciamo l'undicesimo giro. L'undicesimo giro è come il decimo, quindi facciamo 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta più 3 di separazione. Quindi vado nell'archetto delle 3 catenelle e lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, una maglia alta nella maglia alta e 3 maglie alte nell'archetto seguente. Quindi dobbiamo lavorare l'undicesimo giro come il nono giro, ok? Quindi qui faccio una maglia alta al centro delle 7 maglie alte, 3 catenelle, nell'archetto lavoro 3 maglie alte, una maglia alta nella maglia alta e 3 maglie alte nell'archetto seguente, 3 catenelle di separazione, una maglia alta al centro delle 7 maglie alte. Bene, così per tutto il giro. Bene, finito l'undicesimo giro, adesso iniziamo il dodicesimo. Allora faccio una catenella, entro nella maglia alta e faccio una maglia bassa, una maglia bassa nell'archetto seguente, 2 catenelle di separazione. Adesso lavoro 7 maglie alte, 3, 4, 5, 6, 7, 2 catenelle di separazione. Nell'archetto faccio una maglia bassa, una maglia bassa sulla maglia alta e ancora una maglia bassa, quindi in tutto 3 maglie basse, 2 catenelle, 7 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 catenelle di separazione, una maglia bassa proprio qui vicino alla maglia alta, una maglia bassa nella maglia alta e ancora una maglia bassa, quindi 3 maglie basse, 2 catenelle e 7 maglie alte. E così dobbiamo continuare per tutto il giro. Sei e sette. Ve lo faccio rivedere, quindi 2 catenelle, una maglia bassa proprio vicino alla maglia alta, così, una maglia bassa e una maglia bassa, 2 catenelle e 7 maglie alte, così per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro lavoro una maglia bassa vicino alla maglia alta e chiudo nella prima maglia bassa con una maglia bassissima, così. Provo ad avvicinare un attimino il lavoro, l'immagine, così. Adesso inizio con 3 catenelle, 1, 2, 3, più 3 di separazione. Continuo a lavorare 7 maglie alte, quindi lavoro una maglia alta
in ogni maglia alta, quindi 7 maglie. Sette. 1, 2, 3 catenelle, una maglia alta nella maglia centrale, quindi nella maglia bassa, salto la prima, vado nella maglia centrale sulla seconda, 3 catenelle, 7 maglie alte, quindi non facciamo più due volte, ma adesso facciamo 3 volte. 6, 7, 2, 4, 6, 7, 3 catenelle, maglia alta al centro delle 3 maglie basse, così, 3 catenelle, 7 maglie alte, ok? Così per tutto il giro. Eccomi, allora finisco il mio giro. Ho lavorato le mie 7 maglie alte, 3 catenelle, adesso faccio una maglia bassissima nella terza catenella, 1, 2, 3, così, 3 catenelle, 3 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle. 1, 2, 3, 3 catenelle, una maglia alta al centro delle 7 maglie, quindi 1, 2, 3, nella quarta maglia lavoro una maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, una maglia alta nella maglia alta e 3 maglie alte, quindi in tutto abbiamo lavorato ancora 7 maglie alte, 3 catenelle, una maglia alta nella quarta maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte, una maglia alta nella sulla maglia alta e poi ancora 3 maglie alte nell'archetto, 2, 3, 3 catenelle, maglia alta al centro delle 7 maglie alte, così. Arrivo alla fine del giro. Allora finisco il giro, completo le mie 7 maglie alte, quindi qui nell'archetto lavoro le mie 3 maglie alte, 1, 2, 3 e una maglia bassissima nella terza catenella. Ora facciamo, dobbiamo lavorare 7 maglie alte sulle 7 maglie alte, quindi qui stiamo facendo questo, faccio vedere bene questo giro, quindi lavoriamo 7 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie basse, 2 catenelle e 7 maglie alte. Dobbiamo ripetere adesso sempre questo motivo, ok? Ripetiamo questo motivo, adesso siamo nel secondo giro, poi facciamo il terzo e poi ricominciamo, quindi dobbiamo continuare questo motivo fino ad arrivare all'altezza del sottobraccio. Quando arriviamo alla nostra misura, poi chiudiamo. Allora vediamo se riesco, ecco, poi chiudiamo per le braccia, così, vediamo se riesco, ecco, in questa maniera, quindi dobbiamo continuare questo motivo fino ad arrivare all'altezza
degli scalfi. Io al momento sono a 14 centimetri, quindi non manca tantissimo. Allora, qui dobbiamo iniziare in questa maniera. Facciamo 3 catenelle. Adesso lavoro 3 maglie alte sulle 3 maglie. 1, 2, 3. 2 catenelle. Una maglia bassa proprio qui vicino alla maglia alta, una maglia bassa nella maglia alta e una maglia bassa nell'archetto seguente. 2 catenelle e qui lavoriamo le 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 catenelle, maglia bassa, maglia bassa nella maglia alta e maglia bassa, 2 catenelle e 7 maglie alte, ok? Allora, andiamo avanti, ci ritroviamo quando arriviamo all'altezza degli scalfi. Quindi dovete ripetere questi motivi. Adesso qui siamo nel secondo giro, siamo qui, poi dovete lavorare il terzo giro e poi ricominciate di nuovo il motivo, ok? A dopo. Rieccomi. Allora, io sono arrivata a 18 centimetri, quindi va bene per la mia misura, per la taglia che a me serve. Ora io qui ho messo dei marcapunti, quindi chiuderò la mia manica. Qui aggiungerò delle catenelle, quindi lascerò per il davanti e il dietro 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivi. E qui ho messo anche i marcapunti, quindi ho piegato un motivo in due e poi ho fatto 1 e 2, così, ok? Adesso devo completare il mio motivo, devo fare il terzo giro, quindi qui ho fatto 3 giri e qui devo completare, quindi faccio 1, 2, 3 catenelle più 3 di separazione, quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta e più 3 catenelle di separazione. Allora, scusate, così. Ora lavoro le 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle. Vado qui dove ho il mio marcapunti e lavoro le 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questa è l'apertura della mia manica. Continuo la mia lavorazione, quindi faccio 3 catenelle, una maglia alta al centro delle 3 maglie basse, 3 catenelle, 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 catenelle, maglia alta al centro delle 3 maglie basse. Continuo fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Ecco, mi sono arrivata al mio marcapunti, sto lavorando le mie 7 maglie alte.
quindi sono 4, 5, 6 e l'ultima 7. Adesso faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle. Vado qui dove mi trovo in marcapunti e lavoro 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia alta al centro delle 3 maglie basse, 1, 2, 3 e continuo a lavorare fino ad arrivare alla fine del giro, quindi ci ritroviamo qui. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro e ho chiuso nella terza catenella con una maglia bassissima. Ok, ecco, vi faccio vedere, questa è l'apertura della mia manica. Adesso continuo a giro, quindi ricomincio il mio motivo. Ho finito i miei 3 giri e adesso devo ricominciare a fare il mio motivo. Allora, io sotto, diciamo, nel mio sottobraccio ho aggiunto 7 catenelle, quindi ho aggiunto un motivo. Voi se volete ne potete aggiungere 2, però poi la manica risulta troppo larga, ok? Quindi un motivo, 7 catenelle vanno bene. Allora facciamo 1, 2, 3 catenelle, sono la prima maglia alta, più 3 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle. Poi 1, 2, 3, 3 catenelle di separazione, facciamo 1, 2, 3, nella quarta maglia lavoro una maglia alta, 3 catenelle, e qui nelle 7 catenelle lavoro 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 catenelle, una maglia alta nella quarta maglia alta, 1, 2, 3, 4, 3 catenelle, nell'archetto lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, una maglia alta nella maglia alta, e 3 maglie alte nell'archetto seguente. 1, 2, 3 catenelle, maglia alta nella quarta maglia alta delle 7. Ecco, qui ho lavorato le 7 maglie alte, ok? Quindi vado avanti, finisco il mio giro e poi continuo la lavorazione, continuo a lavorare i miei motivi fino alla lunghezza che mi serve. Voi andate avanti, se volete fare, viene bene anche un vestito con, diciamo, una sottoveste in tinta oppure di un altro colore, secondo me viene anche bene un bel vestitino. Ok, io comunque farò una maglia, non farò un vestito. Bene, vado avanti, ci ritroviamo dopo e poi facciamo la manica. Rieccomi. Allora, io ho lavorato la mia maglia e sono arrivata alla fine. Infatti ho fatto anche un bordino, un bordino non tanto, diciamo, non tanto alto. La mia maglia, partendo dalla spalla fino al bordo, misura 62 centimetri,
ok? Ed è larga 46 centimetri. Ora, io ho fatto una manica e ho fatto una manica corta. Allora, l'idea era fare la manica lunga, però voi se volete la potete fare lunga. Poi invece ho cambiato idea e ho deciso di fare la manica corta, che a me piace più la manica corta, ok? Però ripeto, nessuno vi impedisce di fare la manica lunga. E adesso inizio a fare l'altra, così vi faccio vedere. Dobbiamo riprendere la lavorazione del motivo, va bene? Allora, qui sotto il braccio, queste sono le 7 catenelle che abbiamo aggiunto e poi abbiamo lavorato le 7 maglie alte. Vediamo se posso avvicinare. Ecco, adesso io mi aggancio alla quarta, 1, 2, 3, alla quarta maglia alta. Anzi, faccio un nodino, faccio un nodo, doppio nodo, così. Poi rientro e inizio con 3 catenelle, 1, 2, 3. Ora salto la maglia e vado qui. Non so se riuscite a vedere. Ecco, vado, salto una maglia, vado qui e lavoro una maglia alta. Lavoro una maglia alta, salto questa maglia, quindi queste due maglie, e vado qui e lavoro una maglia alta. Una maglia alta proprio qui dove abbiamo, non so se riuscite a vedere, questa maglia alta. Ecco, entro e lavoro una maglia alta, così. 3 catenelle, una maglia alta. Qui abbiamo le 3 maglie basse, quindi vado nella maglia centrale e lavoro una maglia alta. 3 catenelle, lavoro le 7 maglie alte, vado sulla prima e lavoro una maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 catenelle, una maglia alta, qui abbiamo le 3 maglie basse, vado nella maglia centrale e lavoro la maglia alta, 3 catenelle e 7 maglie alte. Quindi continuo e ci ritroviamo qui alla fine del giro, perché dobbiamo completare le maglie. Qui abbiamo fatto 4 maglie alte, quindi dobbiamo completare e farne ancora 3. Ok, ci ritroviamo qui alla fine. Eccomi, sono alla fine del giro, dobbiamo completare le maglie alte, dobbiamo lavorare ancora 3 maglie alte, quindi vado qui dove mi trovo la maglia alta e lavoro una maglia alta, una maglia alta qui, due, e una maglia alta, salto le due maglie e vado proprio qui. E adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Ecco, adesso ricomincio, quindi ricomincio la lavorazione. Allora, nella mia manica, che ho fatto la manica corta, io ho lavorato un motivo e poi ho lavorato la maglia in rilievo. Ho fatto una maglia alta in rilievo davanti e una maglia alta dietro, una davanti e una dietro. Quindi ho fatto solo un motivo. Quindi voi, ripeto, se volete la manica più lunga, se la volete a tre quarti o lunga, continuate con la lavorazione, ok? E poi alla fine fate un bordino. Ora lavoro
6 catenelle, faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta più 3 di separazione. Vado nell'archetto delle 3 catenelle, lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, una maglia alta sulla maglia alta e 3 maglie alte nel secondo archetto delle 3 catenelle, 2, 3, 3 catenelle, maglia alta sulla quarta maglia delle 7, 3 catenelle e così via, il punto lo sapete, ok? Quindi lavoro la mia maglia e poi facciamo il bordino. Eccomi, allora io ho finito la mia manica, ho fatto solo un motivo e adesso lavoro il mio bordino, lavoro delle maglie in rilievo. Faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta, nell'archetto delle 3 catenelle lavoro una maglia alta e poi lavoro 7 maglie alte, quindi lavoro le 7 maglie alte sulle 7 maglie, sembra un gioco di parole. Quindi poi ancora qui mi trovo l'archetto di 3 catenelle, lavoro una maglia alta nella maglia centrale, una maglia alta nell'archetto seguente e poi lavoro ancora 7 maglie alte. Lavoro le 7 maglie alte, poi qui nell'archetto lavoro una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta nell'archetto seguente, ok? Fino alla fine del giro. Eccomi, sono alla fine del giro. Io ho ripreso in tutto 40 maglie, ok? Adesso devo chiudere, ma non chiudo nella terza catenella, ma chiudo in questa maniera, perché devo lavorare delle maglie alte in rilievo. Chiudendo la prima maglia in questa maniera, la mia maglia è già in rilievo. Quindi inizio con 3 catenelle. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, inserendo l'uncinetto dietro alla maglia. Passo in questa maniera sulla maglia, rientro dietro, prendo il filo e lavoro una maglia alta. Volendo potete cambiare anche uncinetto. La mia maglia io l'ho lavorata tutta con l'uncinetto del 3,5. Per fare il bordino sto lavorando con l'uncinetto del numero 3. Ora, maglia seguente, una maglia alta e rilievo davanti. Maglia seguente, maglia alta e rilievo dietro, quindi inserisco l'uncinetto dietro, passo sulla maglia alta, rientro dietro, prendo il filo, esco e faccio una maglia alta, così. Maglia alta e rilievo davanti, maglia alta, dietro, avanti, dietro. Così ripeto, questo il bordino io l'ho lavorato per 3 giri, quindi ho fatto 3 giri. Ora vado avanti, finisco il giro e iniziamo il giro insieme, poi finite da sole. E la stessa cosa fate anche se volete fare un bordino, lo fate anche qui. Fate la stessa cosa come abbiamo fatto nella manica, ok? Allora, una maglia alta in rilievo davanti e una dietro, così. Passo sulla maglia alta, rientro dietro, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Rieccomi, sono alla fine del giro. Devo lavorare l'ultima maglia e adesso chiudo e chiudo come ho iniziato. Ho iniziato in questa maniera, ho inserito l'uncinetto dietro alla maglia e ho chiuso così con una maglia bassissima, quindi la mia maglia è in rilievo. Adesso devo lavorare le maglie come si presentano, quindi una maglia alta in rilievo davanti, una maglia alta dietro, quindi faccio le 3 catenelle, vado nella maglia seguente,
e lavoro una maglia alta in rilievo dietro, una maglia alta in rilievo davanti. In pratica stiamo lavorando come la maglia a coste, come ai ferri, quando facciamo un dritto e un rovescio. Così. Allora, io l'ho già detto, nella mia manica ho fatto solo 3 giri. Voi se volete o andate avanti con la lavorazione della manica, oppure se volete il bordino più alto continuate con i giri. Questo è il secondo giro, io poi farò il terzo e taglierò il filo, e per me poi la manica è finita. Infatti poi nascondo tutti i fili. Qui se volete potete fare un bordino, qui è molto più facile riprendere le maglie, perché all'inizio ho iniziato con le maglie alte, quindi l'importante è iniziare da una spalla o dal dietro, prendere una maglia in rilievo, così la prima maglia alta, e fate una maglia alta davanti e una dietro. Se lo scollo è troppo largo, allora nel primo giro saltate qualche maglia, se la scollatura è troppo larga. A me va bene così, fa caldo, siamo in estate, quindi le scollature così belle larghe, belle ampie, a me piacciono tantissimo. Ok, bene, finisco la mia manica e poi metto la maglia sul manichino e vi faccio vedere com'è la fine della lavorazione in pratica. Ecco. Bene, io spero di aver accontentato qualche amica, perché mi avete chiesto di fare qualcosa di semplice, alla portata un po' di tutte, perché insomma ho avuto dei messaggi su Messenger dove mi chiedevano di fare un qualcosa facile, perché io sono principiante, i tuoi lavori sono belli però non sono alla portata di tutte. Mi dispiace, io faccio quello, insomma, quello che trovo, quello che mi piace, quello che devo indossare io. Quindi quando trovo un lavoro, uno schema che mi piace, allora decido di fare qualcosa per me, oppure per la mia famiglia, e quindi poi faccio il tutorial. Io spero che questa volta ho accontentato un po' di amiche. Bene, io vi ringrazio per la compagnia, spero che la maglia vi piaccia, che la volete realizzare, e spero anche di vedere tante vostre foto di questa maglia nel mio gruppo Facebook Creare Insieme a Katia e Ale. Io intanto vi saluto, vi abbraccio e al prossimo video. Ciao!